Hola, io sono Marcus Crone, signore e signori, bentornati in Stardew Valley. Guardate qua, ho fatto passare un bel po' di giorni. Ho sistemato tutto l'ortignaccolo perché crescevano le cose brutte e quindi ho dovuto mettere delle fence a ricoprire. Il nostro orto è meraviglioso, qui stanno crescendo i starfruit che danno davvero davvero un sacco di soldini. E secondo me, a parte tutto questo ben di Dio che sto prendendo adesso, dovremo avere un sacco di soldi. Pure i pop porn sono... Cazzo, è tutto molto pieno. È tutto molto pieno, quindi andiamo a versare qua dentro il contenuto. Guardate quella fence che si è rotta, maledetta. Qui hai finito? Hai finito? Allora ti metto altre di queste. E queste qui, quelle base, le prendiamo. E non le facciamo qui, le facciamo di là. Ne ho fatti un po', devo ammettere di averne fatti un po', ma va bene così. Perché non funziona? Ah, eccolo qua. Devo sistemare un po' l'inventario. Ragazzotti, questo gioco vi sta dando così tante soddisfazioni adesso che è moddato. Allora, legno. Non mi ricordo se c'è anche la pietra. Oddio, ho finito la pietra? Oh my gosh, ho finito, ho fatto troppi di questi pavimenti brutti. Quante cazzo di cesto ho fatto nel corso della mia vita. Dov'è? Costruzioni. Eccolo qua. Costruzioni, va qui dentro. Vaffanculo, già ce l'avevo. Merde. Questo iridium ore ci potrebbe essere utile, ma noi intanto andiamo ad acchiappare tutto quanto. Dov'è la via falce? Anche prendere la roba con la falce, ragazzi. Cioè, so che qualche comunista potrebbe dire, però ecco, no, falce è solo falce, non è martello. È davvero una figata pazzesca. Come funziona lo spreading del grass? Praticamente, se voi non mettete una recinzione intorno al grass, l'erbaccia passa da sotto e vi sfonda i muri. Quindi ho dovuto... Oh, cazzo, si sono rotte. Io l'ho appena sistemato. Merda, ma si... Ah no, non serviva romperle. Non è che mi escono i porci. Ehi tu, porco! Levale le mani da dosso. Ah, qui dentro ho trovato un coso red. Vediamo un po' qui. E vabbè, va bene. Ancora un po'. Perché non è... O è bagnete? Ah, perché fa soltanto a destra e a sinistra, è vero. Allora, dicevamo, andiamo a mettere qui dentro questi cosini belli. Badabim e badabem. Ma perché non mi muovo? Ah, tra l'altro, guardate che bello, che goduria potersi muovere con la D funzionante. Muoviamoci col ciocobo adesso che non abbiamo il problema. Andiamo a prendere le finzi. Devo fare un po' di stone. Forse ho sprecato troppa stone che fa tutte queste cafonate. Ok, chiudiamo qui. Chiudiamo di qua. Per Messico, brutti porci. Buongiorno, come state? State bene? Eh? Avete porcato? State porcando? Prendiamo questi e li buttiamo qua dentro. Guardate qua, 8 truffle oil. Ma è bellissimo. Ma è mardaviglioso. Allora, io voglio andare a vedere come sta la mia amica Abigail. Perché stavamo a 9 cuori e secondo me questa è la settimana buona in cui finalmente facciamo l'amore. Con faccia mazza 48 sto coso. Aspetta, perché io ogni volta mi scordo. Quindi noi prendiamo 2 e ciccia il culo. Allora, stiamo a 9. Se ci ricordiamo in questa settimana di darle almeno 2 regali, dovremmo arrivare al 10. E poi per sposarla non lo so. Sinceramente non ne do, non ne ho idea, però va bene lo stesso. Abigail, vieni a darci la patasca. Tuo padre Pierre non sospetta niente, ma io ti voglio. Abigail, vieni qui. Abigail, smetti di parlare con tuo padre, vieni qui. Ore 12:30, la preda continua a rimanere chiusa dentro la stanza del padre. Come mai? Qualcosa non va. Dobbiamo scoprire come fare ad entrare nei suoi pertugi. Ok, è passato un po' di tempo e la signorina Abigail dovrebbe trovarsi da questi lidi. Eccola qua, buongiorno signorina, come sta? Stiamo insieme ma non facciamo mai niente, quindi eccoti un dono. Perfetto, ragazzi, è importante non scordarci
Perché forse arriviamo a 10 e allora scatta, tac, e finalmente Manfro riuscirà a farsi una bombardina. Perché qui mi si sfonda tutto quanto. Santa pace. Sporci maledetti, siete dei maiali. Allora, andiamo a dormire perché ho venduto tutto il ricavato delle farm fino adesso. Tutto, tutto quanto, tutto quanto. Tranne queste. Queste un pochino me le tengo perché mi servono per fare i keg e i preserved jar, quindi ne vendiamo soltanto un po'. Questi sono pochi perché ne ho fatti ultimamente. Andiamo a prendere pure questo. Ho venduto il miele. Guardate quante energy pack. Ogni volta che piove me ne dà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, sono 6, però va bene, lo stesso Marcus Cron. Signori, preparatevi perché forse questo sarà l'introito più grande di tutto il tempo. Quindi andiamo a dormire. Attenzione. S'il vous plaît, facce vedere i soldi. Mamma, 200.000. 230.000 in totale. Spettacolo. Abbiamo un botto di soldini. Non ho capito che cosa è successo. Guarda, guarda, guarda i soldi che si accumulano schifosi proprio. Ok, allora le skill. Mining, ah, ci manca il mining, ci manca il mining, il fishing, il combat, il foraging, che non sto più raccogliendo niente, che c'ho sempre l'inventario pieno, ma va bene lo stesso. Questi crescono in una velocità disarmante, davvero davvero disarmante, ragazzi. Vabbè, io mi metto a fare le mie faziende di casa e poi andiamo a dare l'ultimo dono ad Abigail's. Dai, regà, con lo smeraldino in mano, no? Come si chiama questo? L'ametista, welcome, bella Pierre, ecco Abigail, vieni qui, ciccia, vieni qui, voglio il 10, voglio il 10, non te la dare, non te la dare, non te la dare, bim! Fine? Sì? Così? No, perché? Perché non c'è il 10? Dov'è il 10? No, ragazzi, sono molto. Amico mio, cosa posso fare per te? Cosa vuoi che ti compri delle cose? Ho comprato, davvero ti ho dato un sacco di soldi, eh. Comunque abbiamo speso in totale 1 milione di guilds. Permesso. Quanto sei brutta figlia mia, vai, passa, passa. Passa. Ma vaffanculo. Ragazzi, sembrerebbe che io debba darle un oggetto che mi vende un PNG che appare soltanto mentre piove sulla spiaggia. Quindi è più probabile che appaia di autunno. Ed inverno, tra l'altro, non può apparire. Ora, noi con la farm stiamo bene. Io voglio raggiungere il quarto livello col nonno e quindi devo sposarmi. Inoltre, Abigail me la dovrò bombare prima o poi, no? Quindi io direi di far passare i giorni fino a quando non becchiamo un giorno di pioggia. Andiamo a comprare quell'affare. Dai! Ed ecco qua, sono passati 3 giorni, mi ha detto un po' culo, però badate bene, quel PNG potrebbe non comparire, cioè compare solo se c'è la pioggia, ma non compare sempre se c'è la pioggia. E dobbiamo aver riparato il ponte, ma questa cosa l'abbiamo fatta tanto, 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 tanto tempo fa. Quindi andiamo a vedere se Ciccio c'è, sperando che Gesù ci voglia tanto bene. Non mi ricordo dov'era il ponte, era di qua sotto. Ah, visto che ci siamo, raccogliamo un po' di stronzatine così ci dà il foraggio. Oppela. No, per Messico. Thank you. Andiamo di qui. Dai, dai, che c'è, dai, che c'è. Oddio, c'è. Eccolo. Eccolo. E godo, sì? No, perché? No! Devo arrivare a 10 prima di farlo. Ma Abigail, no? Devo far passare un'altra settimana. Puntata lunghissima per il sottoscritto. Andiamo a casa. Ragazzotti, fermi tutti, gli Starfruit sono cresciuti, guardate qua che belli. No, perché sono piano? Perché sono piano? Aspetta, aspetta. Stai garbo Marcus Cron, gli Starfruit sono strabuoni come semi. Ti danno un botto di soldi, ma proprio un botto incredibile. Quindi andiamo a buttare dentro queste cosine. L'op per farci il vino. Guardate qui che mi sono accorto. C'è cioè il pale ale. Perché con l'ops facciamo la birra. Queste qui devo vedere. Devo verificare se si trasformano in qualche cosa di importante. Vabbè, andiamo a vedere. Intanto andiamo a prendere tutto quanto.
Che figo. No, quella ancora non è cresciuta. Puttana. E purtroppo gli alberi io me li scordo sempre, perché praticamente ogni 2 giorni gli alberi crescono e danno i fruttoli. Frutti senza olio, frittolosa. Vabbè. Ok, facciamo passare queste settimane intere. Allora ragazzi, qui l'affare è un po' tanfa, perché devo far praticamente... Passerò un'altra settimana a far arrivare Ciccia a livello 10, poi aspettare che piova e poi andare da Ciccio. Quindi mi sono detto, vabbè, facciamo una cosa faiga. Ovvero, qui dentro ho messo, eccole qua, le Star Fruit. Io ne metterei altre tot, non so quante me ne servano. E andiamo a metterle con lo Speed Grow dentro la serra, ragazzi. Ah, qui ho messo un altro Ciccio, tanto vi costa soltanto clay, questo sta crescendo. Eccoci qui nella nostra amica serra. Se noi mettiamo uno qui dovrebbe andare bene. E quindi andiamo a schiedere. Opela. È un po' la parte rompicazzo. Vorrei tanto farmi gli strumenti di iridium, ma appena vedo l'iridium mi viene da fare lo sprinkler. Sapete perché? Perché cazzo... Lo so, questa è la parte noiosa, ma figuratevi, mette tutto il giorno l'acqua. No, davvero no, non ce la farei. Quindi andiamo a mettere la quot. Oppela. Ed oppela. Ma anche di qua. Oppela. I Starfruit sprintano. No, cacchio, devo mettere qui. Ok, perfetto. In 13 giorni. Questo qui dovrebbe migliorare di molto. E costa un patrimonio, l'immortacci sua. Dove sono i Star Fruit Seed? Eccoli qua. Sono 30, 30. Vediamo un po'. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allora, ce ne mette 24. Ok. Ningù problema. 1, 2. Quindi lo mettiamo qui. Fantastico. A questo punto io farei così. Cosa stai facendo, Marcus Cron? Oppela. 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 E oppela. E poi andiamo di innaffiata. E di qua. Oh, abbiamo fatto, Però ho finito questi. Sono un pirletto. Mettiamo gli sprinkler così non ci avremo altri problemi. Cioè, ho preso 30 preciso. Vaffanculo, potevo prenderne un po' di più, cazzo. La musichetta mi piace più di inverno. Guardate qui. Ma qui è cresciuto di nuovo l'hop. Va bene. Stiamo calmi perché sennò qui famo notte. Allora, ne ho messi 6, 24, 18 me ne servono, Va bene, questi qui li vado a mettere io. Signori, quindi noi tecnicamente fra 10 giorni dovremo avere un gran bel campo di Starfruit. In più questi sono i Rare Seed che dovrebbero dare un botto di soldini. Ho visto che il prodotto dello Starfruit ci dà tipo 4.000 a pezzo. Quindi wow, davvero davvero molto molto wow. Quindi ragazzotti, noi prossima puntata dovrei arrivare a 10 con Ciccia e cercare finalmente di trovare sto PNG quando almeno vuole darci il cacchio di coso matrimoniale. Non lo so che cos'è. Beh, signori, alla prossima puntata. Bella per voi.